un nuovo sacerdote per la chiesa di Locri Gerace. È stato ordinato nella cattedrale di Gerace Don Gianluca Longo, di 32 anni, da poco compiuti e originario della parrocchia di Portigliola. Nella felice ricorrenza del 7° anniversario della sua ordinazione episcopale, Monsignor Francesco Oliva ha ordinato il nuovo sacerdote figlio della chiesa di Locri Gerace. Don Gianluca Longo è nato a Locri il 24 giugno dell'89 e proviene dalla parrocchia di San Nicola di Bari. La sua vocazione è nata in parrocchia e si è fatta sentire sin da quando era piccolo, anche grazie alla cura del suo parroco, il compianto Don Tancredi Laino. A 14 anni è stato inviato dall'allora vescovo di Locri Gerace, Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, nel seminario minore di Catanzaro, dove ha frequentato il liceo classico. Conseguita la maturità, decise di interrompere il percorso vocazionale, ma col passare del tempo la chiamata si è fatta sempre più forte. Trasferitosi a Roma dopo qualche esperienza lavorativa, Don Gianluca ha intrapreso un percorso di discernimento vocazionale con la congregazione salesiana, al termine del quale assunse la decisione di fare ritorno nella diocesi. Dal 2014 la sua formazione è stata affidata al seminario Pio XI di Reggio Calabria. Lo scorso mese di giugno ha conseguito il baccellerato con una tesi su Monsignor Michele Arduino, vescovo di Gerace Locri. Poi ha ricevuto l'ordinazione diaconale il 9 gennaio di quest'anno da Monsignor Francesco Oliva, vescovo sempre di Locri Gerace, ed ha svolto tutto il tirocinio pastorale, poi il ministero diaconale nella comunità di parrocchie di Benestare, Bovalino Superiore, Pozzo e Biviera, guidata da Don Rigoberto Laguì, ed oggi è nuovo sacerdote della chiesa di Locri Gerace. Questo rito, questa celebrazione di ordinazione presbiterale, veramente un'occasione di grazia in più, ma che possa essere l'inizio anche di un accompagnamento, di una presenza che il Signore non mancherà di far sentire a questa Chiesa in particolare, perché sono convinto che quando viene ordinato un sacerdote in una Chiesa significa che il Signore non si è dimenticato di questa Chiesa. Allora chiediamo veramente ancora tante di queste ordinazioni, perché questa Chiesa possa essere accompagnata dalla grazia del Signore in ogni circostanza.